siamo sui circa 7.500 profughi ucraini. Devo dire che diminuisce il livello di ospitalità nelle famiglie, che è sempre alto, e quindi io ringrazio la generosità dei toscani nell'accoglierli. Sempre più aumenta il livello di accoglienza che con i nostri primi alberghi assicuriamo. Poi è evidente che si deve stabilizzare con i CAS, con modalità che troveremo sempre più costanti, però anche se, ripeto, ormai si va più verso l'albergo perché arriva l'Ucraino senza un punto di riferimento piuttosto che verso la famiglia, stiamo gestendo il tutto molto bene e è importante anche quella che è una scelta umanitaria di portare finalmente, che abbiamo dei riferimenti, con un treno di 14 carrozze, quindi con una grande capacità, partirà l'8 di aprile da Prato quello che vuole essere l'aiuto umanitario agli ucraini. Tanto questi flussi sono imprevedibili e questo ci deve consentire di avere una modalità d'accoglienza molto flessibile, molto elastica. E poi sono popolazioni che pensano di poter tornare il prima possibile nel loro paese. Questo anche sull'accoglienza secondaria ha un'incidenza, non vogliono essere chiamati profughi, non si ritengono profughi. Pensano di essere qua perché devono in questo momento storico fuggire dalle bombe, ma pensano di poter il prima possibile tornare nelle proprie case. Tanti ci raccontano che hanno seminato l'orto prima di fuggire dalle proprie case, quindi c'è proprio questa sensazione di temporaneità che renderà estremamente difficile l'accoglienza secondaria. Il governo deve metterci risorse e deve potenziare i servizi sociali locali e deve darci strumenti giuridici che tutelino questa, che regolino questa situazione assolutamente inedita. Anche quando arrivano bambini dagli orfanotrofi, noi dobbiamo essere in grado di accogliere con un titolo giuridico valido, poi ci assumiamo la responsabilità, perché comunque non si può non accogliere bambini che scappano dalla guerra, ma vorremmo farlo con un po' di serenità.